Platone 11, il parmenicidio, ovvero come rendere compatibile la molteplicità con il non essere del non essere, quindi con la, comunque con la legge fondamentale di Parmenide, l'essere è necessario che sia, il non essere non è, ed è necessario che non sia, ovvero non si può né dire né né pensare né dire l'essere, però per Parmenide non si può né né pensare né dire non essere. Quelle gorgia, c'è stata un'intrusione di gorgia a livello inconscio, non si può né pensare né dire non essere, però per Parmenide la molteplicità implica il non essere, quindi non può essere, niente può essere molteplice, non esiste la molteplicità. Invece abbiamo visto che per Platone, che pure si rifà a Parmenide, si rifà l'idea prima del mondo delle idee, nipote dell'uno e della diade, è l'essere, quindi avete capito benissimo che in questo senso Platone si rifà a Parmenide, riprende la teoria dell'essere di Parmenide, ma a differenza di Parmenide Platone ammette la molteplicità dell'essere, no? Perché altrimenti non sarebbe il mondo delle idee, sarebbe il mondo dell'idea. Ma come fa poi il mondo dell'idea a essere la matrice del mondo fisico, che invece è molteplice? Capite? Cioè, non riuscirebbe più in questo modo? Questa è anche la critica di Platone a Parmenide. Se il mondo delle idee fosse un essere indifferenziato, non molteplice, non potrebbe essere la matrice del mondo fisico, e quindi non servirebbe a niente, non servirebbe a spiegare il mondo fisico e a anche orientare la nostra azione nel mondo fisico. Dunque, il mondo delle idee deve essere molteplice, e già abbiamo visto però al tempo stesso è unitario, grazie al principio della relazione, grazie alla sua relazionalità, alla sua essenziale e fondamentale relazionalità, che è data da quella rete di connessioni che si può paragonare a un albero genealogico, per cui tutte le idee sono, per così dire, incluse, no? Le une nelle altre, e comunque connesse, tutte connesse, seppur a livelli diversi, per mediazioni, passaggi diversi, però tutte comunque direttamente o indirettamente connesse tra di loro. Oltretutto, poi adesso, oltretutto, come in parte già avevamo visto, quest'ordine gerarchico relazionale, in realtà, vi ricorderete forse, per Platone, è fondamentalmente di tipo, vi ricordate? L'uno è misura esatta, misura esattissima, no? Quindi è, vi ricordate, abbiamo fatto il paragone col contagocce, no? Quindi ogni idea ha una sua misura, ogni idea corrisponde a una certa misura, a un certo dosaggio nella relazione tra uno diade, no? tra unità e molteplicità, tra unità determinata e molteplicità infinita, tra unità finita e molteplicità infinita. Quindi questo vale anche per le loro relazioni, proprio perché ogni idea è una misura, tutte le idee sono commisurate. Ma questo alla fine vuol dire che, al di là dell'esempio analogico dell'albero genealogico della grande famiglia, Platone sostiene che la relazionalità delle idee è una relazionalità matematica.
va veramente concepita, razionalmente concepita, come una relazionalità matematica, che però non è, come per i pitagorici, non è solo quantitativa, ma è anche qualitativa, ovvero a differenze quantità, a differenti dosaggi, a differenti misure corrispondono anche differenti qualità, no, per esempio appunto l'onestà anziché no, la sincerità anziché il coraggio anziché l'idea di numero stesso, l'idea di causa, eccetera eccetera, l'idea anche di albero, di nuvola, ok? Su questa base Platone affronta direttamente il suo maestro Parmenide e dice apertamente nel dialogo dedicato a Parmenide di aver compiuto di aver compiuto un parricidio. Si dichiara colpevole, reo confesso, di un parricidio, cioè naturalmente senso metaforico, filosofico, ovvero di aver appunto confutato almeno in parte il suo maestro Parmenide relativamente appunto alla questione della unità molteplicità. E addirittura e dice è stato un atto, ho compiuto quest'atto, è stato un atto veramente drammatico, perché appunto Parmenide è venerando e terribile, Parmenide è un padre venerando, da venerare, e terribile, cioè di una potenza filosofica che se no apparentemente invincibile e insuperabile. E però Platone dice ok, io però l'ho contestato, non totalmente, parzialmente, come del resto deve fare ogni bravo vero discepolo, e Parmenide doveva essere contentissimo, come io sono contentissimo, no? Quando mi contestate, mi correggete, no? Fate anche voi un bel parricidio. Che cosa contesta Platone a Parmenide? Proprio gli dice: Parmenide, guarda, venerando terribile, anche tu hai commesso un errore. E addirittura un errore che è relativo proprio a una delle fallacie che dovreste avere appreso, e cioè la fallacia di anfibolia o omonimia. In questo caso relativa proprio al verbo essere. Il verbo essere, sostiene Platone, in realtà ha due significati, no? È un omonimo nel senso che può essere usato con due significati. Un primo significato è sul piano della cattedra c'è un paio di occhiali. Okay. Oppure questi occhiali, questo gesso è, ovvero esiste, predicato verbale, uso del verbo essere come predicato verbale, come sinonimo di esistere, ok? Questo gesso è. Ma invece se io dico questo gesso non è nero, oppure questo gesso non è una penna, meglio ancora, io sto usando il verbo essere in un significato nominale, non sto dicendo che esiste il gesto, sto dicendo o che il gesso non ha una certa proprietà o che il gesso non è un'altra cosa, oppure non è incluso direttamente, no, in una certa idea, concetto, non so, il gesso non è un felino,
Siete d'accordo? Significa che esiste. Allora. Platone sostiene, no? Per far capire, sostiene che Parmenide ha commesso un errore perché ha confuso questi due significati. È caduto in un errore di anfibolia, in una fallacia di anfibolia omonimia. Nel senso che ha attribuito anche all'uso nominale del verbo essere un valore invece di predicato verbale. Mi spiego e seguo quello che già Sara giustamente ha intuito e suggerito, nel senso che se io dico il gesso, questo gesso è tra le mie dita e quindi intendo, no, esiste. Se nego e dico questo gesso non esiste, chiaramente ammetto il nulla, ammetto il nulla di questo gesso. Quindi penso e dico il nulla. Ma se invece io penso e dico questo gesso non è nero oppure questo gesso non è un felino, c'è Stino che ci pensa. Il nostro amico aiutante, se io dico il gesso non è cestino, oppure appunto il gesso non è un felino, non sto dicendo il nulla, perché sto facendo un uso nominale del verbo essere, sto indicando una proprietà, un'appartenenza, non la sua esistenza o inesistenza. Sto, in questo caso, il non essere equivale al diverso, non al nulla. È chiaro? Se io uso l'espressione, la locuzione non è, se io uso il non essere in senso nominativo, non esprimo un nulla di qualcosa, ma esprimo la sua diversità rispetto a qualcos'altro o la sua non appartenenza diretta a qualcos'altro. Ci siete? È chiaro? Dunque, è ammissibile il non essere in questo secondo significato, cioè la diversità. Infatti abbiamo visto che il diverso è uno dei cinque generi sommi che costituiscono, no, che costituiscono il mondo delle idee, ok? In altre parole, abbiamo fatto la galleria del vento. In altre parole, è ammissibile la molteplicità perché appunto la molteplicità implica il non essere reciproco delle idee, ma il non essere in quanto diversità. È ammissibile, è pensabile e dicibile il non essere in quanto diversità, ma appunto rispettando la legge di Parmenide, perché comunque non si può né pensare né dire il non essere invece come nulla, non come diversità, come effettivo nulla, ma solo facendo un uso verbale un uso del verbo essere come predicato verbale io posso sbagliare, ovvero pensare e dire il nulla. Ok? Lì è vietato. Per il predicato verbale è vietato. È chiaro? Avete capito? Avete domande? Vi convince? Perché ci sono comunque. Vabbè, questo sarebbe già, in un certo senso, no, vi aiuta eventualmente a fare delle, a
elaborare delle critiche, questa è materia dura, e poi dalla prossima volta parliamo d'amore, quindi ci rilassiamo. Siamo quasi a metà. Vabbè, ma cosa cambia? Tanto dopo Platone c'è Aristotele, dopo Aristotele cosa c'è dopo un angolo? Un altro angolo. Allora, dicevo, no, comunque questo è un argomento difficile. Quindi, un possibile suggerimento per le critiche, una problematizzazione. Effettivamente però, se noi diciamo che l'arancia non è una nuvola, neghiamo all'arancia le proprietà della nuvola, no? Quindi per altri versi si potrebbe invece sostenere che comunque si implica il nulla di qualcosa. Forse la confutazione di Platone si capisce fino in fondo, si può anche comprendere e eventualmente accettare fino in fondo, considerando che c'è una diversità appunto di fondo, proprio di base, di partenza, che conosciamo tra Parmenide, tra la filosofia di Parmenide e la filosofia di Platone, cioè tra il modo di concepire l'essere da parte di Parmenide e il modo di concepire l'essere da parte di Platone, prima ancora della questione dell'unità e della molteplicità. Un ultimo sforzo. Uno è fisico, l'altro. Bravissimo. Uno è fisico, cioè ancora Parmenide è un cosmologo, quindi il suo essere, che non a caso poi veniva descritto come una ben rotonda sfera, il suo essere era fisico, ma l'essere di Platone non è fisico, è razionale. Quindi, se io penso appunto a una diversità fisica, ci sono, dimmi, Sara. Allora, l'essere che aveva teorizzato Parmenide era il cosmo, era qualcosa di fisico. Parmenide era un cosmologo, per quanto, vi ricordate, razionalista, per quanto ai limiti della fisicità per certi versi, no? Però rimane vincolato e in un certo senso zavorrato dalla concezione fisica. Mentre per Platone il mondo delle idee è qualcosa di non fisico, è qualcosa di, abbiamo visto, metafisico, puramente immateriale, puramente razionale, puro pensiero, puramente razionale, puramente. Ok. E ci siamo? Questo non mi sembra. Invece, allora, quello che voglio sostenere è che nel caso di appunto una diversità fisica, quello l'esempio che vi facevo prima, l'arancia e la nuvola, in effetti cosa c'entra l'arancia? Faccio un altro esempio. Nel caso di un miscuglio di sale e pepe, oppure di una goccia d'olio dentro un bicchiere d'acqua, no? Rimangono separati. Ok? Quindi uno nega l'altro, uno è il non essere dell'altro. Vediamo se riesco a spiegare. Invece, le idee non sono fisiche. Facciamo un esempio stupidissimo. 2 per 3 uguale 6. 6 include 2 per 3. Nel 6, il 2 per 3 è implicito. Quindi non è, il 3 e il 2 non sono l'uno e il nulla dell'altro, sono inclusi nell'unità del 6.
E il 6 non è diverso dal 3 per 2, perché 6 è 3 per 2. Quando? Ah. E dove è andato? Dove se n'è andato? Ma adesso il vento porta via anche. Allora devo girare, aspetta. Giriamola. Vediamo se riesco.